destinazione, poi viene purtroppo anche l'esperienza, non dalla superiore insegnante, semplicemente la tutta l'esperienza. Noi siamo partiti, abbiamo fatto l'esame, ascolto un attimo, siamo partiti con una scelta di campo, non è stato più riproposto l'assessorato alla viabilità, è stato invece istituito il nuovo assessorato alla mobilità. Non è soltanto una questione tecnologica, è una scelta di campo, nel senso che la mobilità è un campo notevolmente più vasto rispetto alla viabilità, la viabilità è soltanto un pezzettino. E infatti, sinteticamente, con la mobilità andiamo ad impattare lo spazio urbanistico della città, quindi andiamo a mettere in campo quella che è una scelta strategica per il futuro della città. Quale sarà la città del futuro? Le linee sono mai tracciate a livello globale, non le abbiamo scelte noi, ma va bene così, cioè sarà una città più ecologica, una città più inclusiva, una città più a misura d'uomo, una città friendly sotto tanti punti di vista. Allora, questa scelta per la mobilità ha significato per noi prendere delle decisioni importanti in termini di direzione, dove vogliamo andare, qual è la visione che abbiamo della città, che poi non è la città del futuro, cioè la città di, che avremo fra 10 anni, 15 anni, 20 anni, è la città di adesso. E ci stiamo lavorando fin da subito attraverso uno strumento di cui parlerò brevemente e attraverso una direzione ben precisa, la città senz'altro, non è una provocazione, chiaramente, non c'è nessuna dichiarazione di guerra contro l'automobile. Primo, sono uno che ama usare l'automobile, ci sono distanze che richiedono l'uso dell'automobile, poi magari ci può essere una scelta per l'auto elettrica o per un altro tipo di automobili, ma ci sono distanze che richiedono sicuramente l'uso dell'automobile. In città si può e si deve andare verso una riduzione dell'uso dell'auto privata, poi per carità Mind ha l'obiettivo estremo di eliminare completamente l'uso dell'auto privata, un campo. Noi abbiamo una visione un pochino più umana, un po' più stocca, a misura degli stocchi, una città che andiamo a ridurre l'uso dell'auto privata. Ed è una linea che ci siamo dati anche nel percorso, principalmente nel percorso che andiamo ad iniziare a gennaio 2023, che è il percorso del piano urbano della mobilità sostenibile. Cosa significa piano urbano della mobilità sostenibile? Innanzitutto è uno strumento urbanistico. A differenza di altri strumenti che abbiamo già, di cui l'amministrazione si è dotata in passato, per esempio il piano urbano del traffico, non è uno strumento che va a riguardare esclusivamente, tanto per capirci, i sensi unici, i dossi, che riscoprendo, ma va a impattare sull'assetto urbanistico della città, perché va a disegnare la città. È uno strumento urbanistico, è uno strumento strategico, non è un documento tecnico, e ha delle caratteristiche molto importanti che sono per esempio l'accesso alla partecipazione da parte di tutti gli stakeholder coinvolti in queste scelte.